Un altro dato a supporto di tutto questo è che a dominare i traffici nel Mediterraneo sono i fenici, che evidentemente approfittano del vuoto creatosi con la scomparsa dei Micenei, un vuoto che non viene colmato se non a partire dall'VIII secolo a.C. dai Greci. Con il crollo della civiltà micenea viene abbandonato l'uso della scrittura, adoperata essenzialmente per l'amministrazione dei palazzi. Dopo il loro crollo non aveva ormai alcuna utilità pratica per gli abitanti delle piccole comunità urbane e rurali che subentrano al regno miceneo in questo periodo. Verso il IX secolo gli abitanti della Grecia antica tornano però a scrivere, adottando l'alfabeto fenicio e adattandolo al proprio sistema fonetico, il che rappresenta indubbiamente un'evoluzione rispetto alla lineare B micenea. I documenti più antichi che attestano l'adozione della scrittura alfabetica risalgono più o meno tutti all'inizio dell'VIII secolo a.C. Uno di questi, il più famoso, è la Coppa di Nestore. La Coppa di Nestore è stata ritrovata a Pitecusa, l'attuale Ischia, isola Campana nel Mar Tirreno, ed è datata alla seconda metà dell'VIII secolo a.C. La coppa reca un'iscrizione scritta in greco, utilizzando l'alfabeto appunto importato e adattato dai fenici. L'iscrizione ci dice questo: io sono la bella coppa di Nestore, Nestore è il condottiero dell'Iliade, chi berrà da questa coppa subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona. Risale all'VIII secolo a.C., ma è probabile che l'uso dell'alfabeto fenicio adattato al sistema fonetico greco risalga molto più indietro nel tempo, dunque già nel IX secolo a.C.